Ragazzi, ci ricolleghiamo con gli omonimi. Hai il nome e cognome uguali a un personaggio famoso? Uè, ma che l'invidia, è una brutta bestia, eh? Lo Zoo di 105 presenta Omonimia. Gli omonimi. Forza! Omonimia. Volete spegnere quel dannato apparecchio? Gli omonimi. Bronzatissima. Pronto? Pronto? Chi parla? Mi sente? Sì, si sente adesso. Ah, ok, grazie. Volevo chiedergli, c'è Carlo? No, in questo momento non c'è. In che orari? Chi è che parla? Sono Aldo. Non c'è Carlo? No. Carlo. Beh, Conti, non c'è. È il parroco? Sì, sono il parroco. Ah, è il parroco. No, ma scusi, mi perdoni, ma questa è la casa di Carlo Conti, no? Sì. Ok. Verrà a messa oggi. Allora, io ho parlato col signore oggi. Sì. Mi sente? Sì, la sento. E il signore mi ha detto di dirvi che comunque i raggi UVA, quelli ultravioletti, fanno male alla pelle. Si ricordi bene questa cosa? Non so se ha capito bene. I raggi ultravioletti fanno male alla pelle. Brava. Sì. Bisogna tenerselo sempre a mente. Ma lei ha parlato con il signore? Con il signore, sì. Non mi sono ritirato nella mia preghiera. Ah, ho capito, adesso capisco. Io parlando col signore, Ho recepito questo messaggio, che i raggi UVA ultravioletti fanno male alla pelle. Ah, che messaggione. Senta, lei oggi è messa, vero? Sì. Viene, mio marito verrà in chiesa, ecco, perché ha detto che voleva venire a messa. Ecco, capito, almeno un po' però di cortesia, di cerone, così almeno evitiamo quel colore ambrato che dà fastidio, comunque, dà fastidio, anche all'interno di un luogo così sacro, no? Comunque lei non si preoccupi, oggi ci vediamo poi alla Santa Messa. E discutiamo di tutto. No, io, siccome io non lo conosco lei, sì. Mi deve scusare, però. Padre Aldo, no, non si preoccupi. Padre Aldo. Comunque, sono stata lì un po' titubante perché non la conosco. Capisco. Voce così, non ho avuto ancora. Sono molto giovane, sa come noi. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerla. Sì. Ma bisogna usare anche tanta Nivea, eh? È importante la Nivea. Sì. Proprio per la pelle, sì. Per la pelle, sì. Va bene. Io le do dei consigli a livello, proprio come se fossi un amico. Lei mi consideri un amico della famiglia? Sì. Va bene, la ringrazio. Prego, si figuri. Quindi allora noi ci vediamo nel pomeriggio, giusto? Sì, viene a messa mio marito. Con Carlo Conti lo porti, per cortesia. Che ci tenevo particolarmente a conoscere Carlo Conti. Sì, ce l'hanno parlato lì all'oratorio oppure no? Sì, me l'hanno parlato. Mi hanno detto che è un bravo conduttore, quindi comunque sono contento di conoscerlo. Va bene, glielo dirò. Adesso torna, perché quando vuol venire... Lo stimo anche per tutte le ragazze che comunque sfilano, lo stimo comunque per quello che ha fatto nella vita. E niente, ci vediamo oggi per conoscere il Carlo Conti, ok? Ecco, adesso verrà a casa l'orario. Signora, mi ripeta cortesemente, io sono un po' fissato su queste cose. Mi ripeta cortesemente il messaggio del signore, se l'ha recepito. Sì, l'ho recepito. Sì. Qual è? I raggi ultravioletti fanno male alla pelle. Bravissima. Senta, allora cioè viene dopo a messa, ecco. Va bene. La ringrazio, mi raccomando, sì, grazie. Mi raccomando, con attenzione, porti la Nivea, bella spalmata, così non si rovina la pelle, capisce? Sì, certo. Perché abbiamo detto che i raggi ultravioletti fanno male alla pelle. La ringrazio, mi saluti Carlo Conti. Va bene. No. Volete spegnere quel dannato apparecchio? Gli omonimi. Non ci posso credere. E poi ci domandiamo perché l'Italia va a puttane, ragazzi. A questa altro che la scossa.